Buongiorno ragazze, oggi ci rilassiamo un pochettino con il Farmacino Weather 22 e andiamo a testare qualche mod. Io non sono un modder, andiamo a testare qualche mod, scusate, qualche termine italiano non viene bene. Io non sono un modder, ma riesco a fare qualche modifica. Saliamo in cabina, mettiamo la marcia e andiamo. Vediamo che qua abbiamo un bel 605 Super, bella macchina. Scendiamo in questo 165, anzi lo andiamo a parcheggiare così si può fare una macchina spendibile. Vedi che qua di macchine abbiamo abbastanza. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Bello questo Fiat Highway, questo è bellissimo. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Mettiamo un po' veloce, andiamo più veloce. Abbiamo qua anche una bella Fiat. Una AD7. Poi qua abbiamo un Carraro, quello moderno. Poi là abbiamo un Nivoland che quello che ho modificato io, che va velocissimo. Vediamo se è lui. Sì, è lui. Questo arriva a 80 km/h, questo è un piccolo questo vola. Si è capotato, eccolo, visto? Se non c'era questa arco di protezione, l'operatore qua non so se era allo stesso modo, eh. A me piace fare le simulazioni dinamiche, far capire, far vedere i problemi che si possono correre nella vita. Io su questa motor l'ho modificata solo la velocità per poterlo avere questo risultato. Adesso questa moto, questo Nivoland con TK4, diciamo che fa così, non possiamo farci niente, perché se vogliamo girare lui gira attorno, solo il cingolo così per terra si muove ed è così. Adesso io ho messo un po' mani sui trattori Fiat, che a me mi piacciono tantissimi Fiat, ma a me piacciono tutti i trattori, però devo dire la verità, mi piace sia il Fiat, il Fendt, Landini, Same, mi piacciono tanti, dai. Vediamo se questo qua non va. Beh, ho rotto qualcosa di brutto che so cosa devo rimediare, ma adesso non mi metto a programmare. Ah, saliamo su un altro trattore, il 190, questo è 190-90. Questo dovrebbe andare, sì, ecco. Bello, vediamo come in cabina. In cabina è realistico, ragazzi, è realistico. Bello, fatto veramente bene. Bello, bel gioiellino. Allora, con questo cosa facciamo? Questo lo spostiamo. C'è l'officina e all'officina non lo vado a mettere. So cosa faccio, mo? Prendo quel il Nivoland va bene, dovrebbe andare bene, ragazzi. Io non è che gioco sempre, eh. Di media gioco 2-3 ore a settimana. Siamo sull'onto di Carraro, piccolo no, con questo ce la facciamo ad alzare il TK. Dobbiamo prendere questo, vediamo se va, dovrebbe andare, ecco. Però non abbiamo un attrezzo, sì, andiamo a prendere la, guarda, in regola dovessimo spostare il Same, perché ci dà fastidio il Same.
ammassa il ferro su quello. Non lo so, ammassa il ferro su quello. Ma io abbasserò un pochettino la barra davanti. Indietro. Questa è anche ingegneria, ragazzi. Ingegneria. Aspetto il bottone. Il tasto. Questa è anche ingegneria meccanica, ragazzi. Abbiamo toccato questo. Adesso io metto un contrappeso dietro, così questa macchina è configurata bene. È bello saper fare queste cose, ragazzi, guarda, perlomeno mi piace. Poi io mi vedo contro nessuno. Chi non piace, non guardo. Questo è il mio parco macchine, ragazzi. Ci sono tante macchine già disponibili. Io faccio una cosa, io alzo tutti i quattro perché avere una macchina in quelle condizioni non è che è bello, eh? Quindi andiamo qua, alziamo. Giustamente, in realtà la cosa migliore è attaccarlo con una corda. Sì, andare avanti, così, attaccare con la corda e alzarlo, così i danni, e poi ci vuole una contracatena, contracorda, che quando supera più del 90 gradi non prende una botta secca da abbassarsi, perché quella botta secca non è che per forza, però si può rompere qualcosa, faccio vedere. Io così faccio danni, eh? Così farò danni, perché già da adesso cominciamo a graffiare qualcosa. Io abbasso e mo però alzo, alzo, vedi? Questa porta, pam, là. Non so se le catenarie come con la ruota motrice, col rullo, come, però parlo del T4, del T6. Quando il T4 si abbassa, quella porta là è forte. Ma siccome io ho questo caricatore, cosa farò? Prenderò una palla di mangiare e la vado a prendere in mano. Sì. Facciamo così. A me mi sono gli animali per l'impianto di biogas. Ci avviciniamo così. Vediamo la tecnica. Prendiamo solo uno di palla, veramente sembra un bel lavoro da professionisti, dobbiamo prendere due palloni di questi, così faccio vedere che come la realtà, quando il peso è tanto in avanti, la macchina è piccola, il peso dietro non è molto, che lui con il bilanciamento, così fino a 3,3 non ce la fa alzare sicuro. Ci proviamo, ci proviamo.
vedete, quello che dipinghiamo più alzo e più lui si alzerà, guarda, dietro là. E c'è il contrappeso, se io tolgo il contrappeso, però vado avanti perché lo faccio, questa simulazione lo faccio vicino alla stalla, perché almeno quello che fanno andare i palloni sono vicini, perché avere tre palloni così, allora camminare così è errato. Questo è l'intrattore come non è stabile. Allora cosa possiamo fare? Bisogna passarlo il più possibile. Vediamo che bel trattorino che abbiamo. Là c'è il contrappeso, là c'è il computer di bordo. Ormai i trattori al mondo di oggi sono solo computerizzati. E adesso però andiamo pian piano, mettiamo anche una marcia che va per il futuro orario, più tampomatico, così non so se così ci stiamo mattina, grazie. Cioè il trip che va fino a 20 in automatico, e qua però andiamo a 10 breve perché non voglio far danni, e vediamo che qua abbiamo un bel scavatore là in fondo, sarà servito ad alzare qualche macchina pesante. Adesso andiamo del gas. Adesso con la massima velocità, però con la massima velocità si possono fare dei spagli, si può capotare, no? Allora, mo io sono vicino agli animali, essendo vicino agli animali adesso faccio quella modifica, no? Quel coso che volevo fare prima, quello sbaglio, diciamo, no? Allora, qua là c'è il cane. Allora faccio quello che volevo dire prima, questo lascialo qua. Allora se io alzo tutto, no? Alzo e vado indietro e stacco adesso il contrappeso dietro, vedete che si alza. Questa è la realtà, ragazzi. Se io vado avanti, freno, visto? Vedete? E però questo trattore è zavorrato, metti che nei cerchioni il contrappeso, questo già si capotava, però già che non ho il contrappeso, io amo fare simulazione, vedete? Si alza, ora mettiamo il contrappeso dietro e notiamo la differenza. Vedi che non è stato il trattore? Allora siamo messi male, adesso abbiamo il contrappeso e vediamo che anche se lo abbassiamo il contrappeso, così è molto più stabile. Ecco. Ecco perché a me questo simulatore mi piace un sacco. Queste simulazioni, perlomeno, sono realistiche. Diciamo 100% non lo è mai, eh. Qua manca il trattore. Me l'hanno rubato? Boh. Vabbè, manca il trattore, ma a me i trattori non me ne mancano. Ok. So programmare i soldi e là sopra abbiamo tantissimi soldi, e come secondo trattore lo compro, perché io non voglio fare il contraterzista, voglio solo provare le macchine. Allora vediamo qua, proviamo a scaricare un po' di mangiare per gli animali e se scarichiamo non va.
perché dici che gli animali qua hanno da mangiare, sono a posto. Ok. Spegniamo questo trattore, lo lascerò qua perché è già pronto per continuare a darci gli animali, a mangiare gli animali. Io vado con questo trattore, però cos'è questo? Questo è un Glass Arion 660, bello, bello, bello. E anche qua vediamo che funziona il motore. No, questo motore è fatto veramente bene, ragazzi, è fatto bene, mi piace tanto. Io con questo cosa faccio? Vado nella stalla e vado a prendere quel miscelatore degli animali e vediamo se gli animali qua avranno, qua c'è questa pezzola che ha costruito qualcosa che poi magari la mod è stata cancellata. E va bene, adesso però devo andare in gabbina. Siamo in gabbina e andiamo marcia indietro e andiamo ad agganciarci al miscelatore. Facciamo danni. Vediamo cosa hanno qua nella stalla. Il trattore, agganciamo questo rimorchio, questo miscelatore, scusate, lo agganciamo, lo mettiamo in moto, vediamo che mescola c'è là dentro e vediamo se gli animali così, ci sarà il tasto di fisco. Io vi faccio scaricare. Adesso però andiamo con questa macchina, a costa 20 km, così mentre qui da noi posso guardare, vedere, io adesso vado di qua e vado dove c'è quel Nivoland con quelle palle già che credo che mi andrà essere più veloce. Trattore piccolo questo miscelatore, eh. Comunque ce la fa. Vado con saltino sul cane in giro, perché un pochettino, non è caduto, può darsi che anche quella la prendiamo e
è la cucina del libro, che poi quando poi servirà al legislatore se la prenderà in automatico, perché quello che è un po' di più, lancio un pallone che è per più gas, quella se sbaglia a metterla dentro vedi quella che non è macinata. Facciamo un'altra palla che vediamo se la facciamo andare nel miscelatore. Mi sto un po' attendo quando il caricatore alza, è così alto, fare manovre brusche, si può capotare, eh? Che voi non potete immaginare io non parlo di professionisti, se sanno di cosa parlo dei giovani, quello che è sotto davanti una macchina piccola, che dice un trattore è una cosa di niente. Ragazzi, non sottovalutare dei trattori, che il trattore è una macchina molto pericolosa, il trattore non guarda in faccia a nessuno, è una bella macchina, mi piace tantissimo, però bisogna avere rispetto. Rispetto di tutte le macchine, non solo di tutte le macchine. Le macchine sono fatte per essere utilizzate con garbo. Sono un po' bassi di 4 centimetri, no? Ok, sono messi bene. E diciamo che adesso io questo lavoro non lo continuo più, perché ormai il miscelatore è abbastanza pieno. Qua dobbiamo capire un pochettino, ci sono i palloni, vabbè, io ma non mi metto qua a fare questo lavoro. Sono solo qua vicino a questi palloni perché poi un domani li aprirò di nuovo. Ah, ma qua ci sono tante macchine piccole che aspettano. Che su questi palloni vengono presi. E portato da dentro, perché io questo modo adesso lo butto dentro, dai, e proprio non faccio più questo, per il metodo questo qua e andiamo a vedere questo Fiat Agri un 190, bellissimo. Allora qua giustamente io lo voglio pure coltivare perché così non è bello. Però essendoci quelle macchine là, gli escavatori, come faccio a coltivarlo? Ok, abbassiamo l'arato e tiriamo un pochettino così. Ok,
siamo. Io dirò a questo dottore che conto adesso per farmi qua questo lavoro. Nel frattempo che mi fa questo lavoro, io vado a spostare la macchina. Cosa non torna la macchina qua, eh? Questi scavatori qua. Io dico in automatico. Fammi portare a me. Adesso lui sta salvando. Questi me li faccio portare più o meno qua. Allora adesso io mi trovo qua. Mi trovo qua e adesso gli dico all'operatore 4.0, dici: ascolta, tu portami questa macchina qua. Poi una volta che qua me la vedo. Aspetta un attimo, non voglio fare confusione. Sì, qua c'ho qualche impianto di biogas. Va bene, portatemelo qua. Che poi una volta che è qua me la vedo io. E questo pure. Allora, uno scavatore a mela mi basta. Ne voglio un altro di queste parti. Così, quando andrò a lavorare là, a fare un'azienda là, ho già un altro scavatore. Stessa cosa. Adesso i scavatori se ne vanno da soli. Io entro in questo frattempo qua, gli scavatori se ne vanno e tolgo questo esame qua. Questo lo faccio manualmente perché c'è quella palla di paglia e mi può servire per... Oh, vai piano, quello è pazzo. E l'altro non so cosa fa. Comunque io metterò questo dottore, adesso non prende, non mi ha visto. Ma questo dottore del 190 è pazzo, ma sto bene secondo me. Questa combinata. Qua di solito direi che c'è pianta erba. Per il momento io lo lascerò qua e andrò a vedere cosa succede con i miei scavatoi. Allora, questo non so, è preso il girotondo, non so cosa fa. Va bene così, io lo so così. Siccome questi rimangono qua dentro e lui vede che è occupato la strada e vuole provare a prendere strada, non riesce. Io licenzio questo operaio, mi rifiuto la macchina, ma passo un pochettino
E adesso vedo che andando lì per via su scolatorio, adesso che mi sposto, vediamo se sei capace a capire che devi venire qua. Adesso glielo dico io per andare a lavorare e portarmi questa macchina più o meno qua. Poi. E adesso questo scavatore da solo dovrebbe andare. Giustamente ci vuole un camion, un monopattino. Strade non si illuminano. Adesso vado a prendere questo pacchettino, nel sistema è detto che 130-90 è bloccato. Io vado con questa busta per prendere questo prima che è macchine. Lascio qua, accendo strada, così, e gli dico all'operatore di portarmi questa ruspa abbastanza lontana, qua, di queste parti, perché là voglio fare un impianto di biogas appena possibile. Vado a dire, anche se tu tedesco, io tedesco so veramente bene, vado qua. E gli dico portami sta ruspa qua e mo pian piano l'operatore si andrà a fare. La cosa bella è che deve capire che molti anni fa c'è una macchina per strada, ma adesso è tutta tappa e nessuno lo vede sulla porta, ok? Però adesso la cercamento che c'è, se nessuno lo sia sul passo come siamo messi là sopra, andiamo a vedere. Allora ruspa di solito, non di solito, arriverà qua fra qualche tempo. Ecco, questo è un lavoro fatto bene col rimorchio, il trattore perfetto, a regola d'arte, parcheggiato, così è fatto bene. Adesso però io vado leggermente avanti, esco dalla stradetta.
Abbasso il rimorchio, scendo dal 140-90 e andrò a salire sul 605. Salito sul 605, questa è una trincia a catena, alziamo la trincia, celiamo e andiamo, tanto per farvi vedere come tutto funziona. Andiamo qua e vi faccio fare un po' di trincia dove le macchine non hanno lavorato bene, perché fare quella trincia a catena e poi tanto lavoro da ogni parte, perché mi serve il corridore, devo fare i lavori. Siccome qua non va bene, qua però questo pezzettino lo posso fare con la trincia a catena. Però poi serve lo corridore. Adesso io vado qua, so cosa sia successo, ma qua la macchina è tutta messa male, mi sposto così mi dà fastidio al 605, stacco il motore davanti, stacco la barra tracciante, mi giro e mi riprendo tutto come dovrebbe essere. Ci avviciniamo, così si vede cosa. Questo è un case Magnum 400, potentissimo, potentissimo. Attacchiamo questa barra tracciante, andiamo ad attaccare il raccoglitore. E adesso però posso subire questo trattorista a breve per tagliare questo pezzettino qua, anche se questo pezzettino di terreno non è molto bene, si può fare con i più o meno cedri. Comunque, io adesso cosa faccio? Accendo questa e la passa. Diciamo che si lavora bene e lui dovete lavorare. Vediamo che si sta lavorando, però già lui ci entra del terreno, perché là è già fatto, e si mette a girare, ma due piccoli vicini così hanno solo questo. Andiamo qua. Lo lascio così, siccome mi costa pagare io, però se qua i costi li devo pagare io, è una cosa inutile che sto facendo qua, l'erba veramente non è interessante. Anzi, avanti mi guadagno qua. È meglio questo, vedi? Almeno voglio proprio questo problema. Vabbè. Qua di macchina liquida ne abbiamo abbastanza. Avevamo detto che una ruspa stava avvenendo. E la ruspa, non so se dove è rimasta. Qua c'è quel scavatoio di Vincenzo, perché mi sta facendo solo niente, sta facendo
Sì, prima si fermava qualche parte, finché io ho deciso di salire su un'altra macchina. Ah, il Garrus per qua sta andando. Che strada lunga che si è fatto. Qua c'è il trenino. Qua c'è le vigne. E va bene, adesso io vado e vi saluto ragazzi. Faccio vedere la ruspa che è quasi arrivata. Ah, lo scavatoio era qua. Lo scavatoio è quasi arrivato. Qua c'è un po' di biomassa. Vabbè. Ciao ciao ragazzi.